Non puoi assolutamente perderti questo video. Cercherò di essere il più breve possibile perché sembra veramente qualcosa di fantastico. Ma prima di partire mi raccomando il mi piace e iscriviti se vuoi che parta la bull run. Allora ragazzi, oggi ho tre grafici da mostrarvi. Tre grafici che sembrano veramente molto importanti. Partiamo subito con questi, ossia il grafico di Bitcoin riguardante il 2020 del Covid crash e quello di adesso del 2024. Inutile farvi il paragone, non c'è nemmeno bisogno che stia qui a dirvelo, potete notarlo da voi quanta somiglianza c'è tra i due. Nei primi mesi del 2020, come ben sappiamo, è avvenuto il periodo del Covid, c'è stato il periodo del Covid che ha portato ad una discesa imminente del mercato in generale, e però poi ha segnato la bull run per Bitcoin. Da quel famoso marzo 2020 siamo riusciti a raggiungere i massimi storici del 2021. Ragazzi, come ben sappiamo, per gli USA c'è la paura della recessione, ok? Paura che ha portato a questo crollo importantissimo per tutti quanti i mercati, compresi ovviamente quello delle criptovalute. Paura che comunque possiamo paragonarla a quella che avvenne nel 2020, ok? Il crollo del Covid comunque è stato scaturito da una paura molto importante di quello che poteva essere il mondo. Stavamo attraversando una pandemia e sicuramente non è stato un bel periodo per i mercati. Se noi pensiamo a quello che c'è oggi, ragazzi, c'è una paura per la recessione, c'è una guerra in corso fra Iran e Palestina con l'America di mezzo. Insomma, c'è veramente tanta paura nei mercati. Ma la Fed ha rassicurato tutti dicendo apertamente che interverrà per risanare la situazione. E ragazzi, entra in gioco quindi il terzo grafico di oggi. Allora ragazzi, in questo grafico andiamo a vedere con la linea gialla il prezzo di Bitcoin e con le candele rosse e verdi l'indice del VIX. Come potete vedere, i periodi di tempo sono gli stessi, ok? Marzo 2020 il VIX era altissimo, difatti il VIX comandava una paura molto elevata, e questi livelli, ragazzi, li abbiamo raggiunti proprio in questi giorni. L'unica cosa differente è che la candela non si è chiusa a quei livelli, ok? Ha generato soltanto un'ombra. Questa, diciamo, che è la cosa che diversifica questi, principalmente che diversifica questi due grafici, ok? La candela poi ovviamente è ritornata giù perché poi c'è stata una ripresa leggera, non importante come la caduta, però una ripresa leggera che ha ovviamente fatto scendere l'indice del VIX. Come dice Rover, ragazzi, quando abbiamo raggiunto questi livelli qui, la Fed ha scelto di tagliare i tassi di interesse, cosa che in realtà si sta parlando da tantissimo, che a settembre probabilmente la Fed vada a tagliare gli interessi in maniera netta e decisa. Addirittura si parla di 50 punti, ragazzi, e di iniettare liquidità nell'economia. Questa liquidità, ragazzi, porta ovviamente ad un rialzo dei prezzi. Non voglio essere troppo affrettato, non voglio parlare in anticipo, ma questi grafici veramente mi danno una speranza assurda. La Fed deve fare qualcosa. La Fed deve fare qualcosa per risanare un attimino i mercati, che in questo momento sono veramente tragici. E insomma, questi indici ci fanno comunque ben sperare che possa realmente riaccadere ciò che è successo, ragazzi, in passato. In un anno, ragazzi, il prezzo di Bitcoin è schizzato alle stelle. Insomma, questo probabilmente è uno dei video più importanti. Non vi ho portato video questi giorni per parlarvi del crollo, eccetera eccetera, perché volevo un attimino vedere la situazione. Avevamo un po' tutti quanti paura che la guerra scoppiasse. Le cose poi in realtà sono andate un po' diversamente da quello che ci aspettavamo. Non sappiamo nelle prossime ore magari cosa potrà accadere, ma come ho detto già all'inizio, è una situazione molto molto delicata. Ragazzi, mi raccomando il mi piace per questo aggiornamento che è molto molto importante. Iscrivetevi se volete rimanere aggiornati nel mondo delle criptovalute e fatemi sapere cosa pensate voi di questa situazione. Che visione avete per Bitcoin alla fine dell'anno soprattutto. Gli shorts, ragazzi, guardate gli shorts o su YouTube o direttamente su Instagram e TikTok. Non perdetevi, che ve ne carico sempre tantissimi. Noi ci vediamo ad un prossimo video, speriamo bene, incrociamo le dita e alla prossima. Ciao!